Buon pomeriggio, buon giovedì e bentornati in questo straordinario appuntamento, il Tiki Tacco, ovviamente con Alessio Tacchinardi. Ciao Ale. Ciao, ciao a tutti, un saluto, un piacere rivedervi. E ovviamente il direttore, direttore ogni tanto diciamo anche così, Romeo Agresti. Ciao Romeo. Ciao Nino, ciao Ale, un saluto alla nostra chat. Oh, neanche abbiamo iniziato, siamo già mille. Oggi Ale tosta, portare la pellaccia a casa. Spingiamo, Tante. spingiamo oggi. Tante cose da dire. Ovviamente, ovazione sempre in chat. Tax numero uno, cuore bianco-nero. E approfitto, richiamo la domanda di Diego, la gira a Romeo su Douglas. È stato citato da un paio di nostri amici. Come l'hai visto? Un po' No, oggi imballato, ho fatto una battuta titolo. sul video che abbiamo fatto con Chris stamattina, la Continasso. Ho detto entro in campo come io entro nel mio lido di fiducia al mare, no? Così, tutto bello scanzonato. Poi però lui ha due piedi che, ragazzi, no, non l'ho visto tanto imballato. Secondo me semplicemente deve capire davvero ciò che gli chiede Thiago Motta, perché non c'è solo la fase offensiva, non c'è solamente da far cantare il pallone, ma c'è da fare anche quello, Ale, che ha fatto per esempio Fagioli quando è entrato col Como. Farsi sentire in interdizione e quella roba lì, Douglas probabilmente deve un pochettino arricchirla. A partire però, ragazzi, da lunedì, perché noi non abbiamo Thuram e quindi immagino che sia lui destinato a sostituirlo, seppur con caratteristiche differenti, Ale. Sì, che poi nel secondo tempo, poi quando è entrato, ha fatto quell'azione che poi ha fatto quel tiro mezzo deviato, ha fatto due contrasti importanti, li ha vinti. È un bel trattore, eh. Ha un passo particolare, sembra a volte un po' svogliato, però io penso che sia solo per un ritmo partita che gli manchi. E poi comunque succedeva alla mia Juve, tutta sta competizione fa solo che bene, perché ti fa cercare di alzare il livello. Cioè, se tu hai, sei sicuro del posto, magari rallenti un po', cioè la formazione di Motta col Como, secondo il mio punto di vista, è chi pedala gioca, chi non pedala sta fuori, perché comunque oggi è un calcio fisico, un calcio dinamico e la Juve comunque l'ha vinta anche con un ottimo ritmo, quindi magari in questo momento qua lui è un po' indietro ed è giusto che stia fuori, però a me è un giocatore che piace, poi sicuramente dovrà capire la mentalità. È vero, un brasiliano è molto tecnico e tutto, però io penso che possa diventare un giocatore importante per questa squadra. Magari non si è ancora calato al 100%, perché devi pedalare. Fagioli è entrato benissimo, mentalmente se Fagioli è a posto, secondo me è un ottimo giocatore. E quindi insomma, Douglas deve solo capire secondo me cosa vuole Motta e capirlo poi in fretta, perché comunque tra un po' cominciano ad esserci tantissime partite ravvicinate e c'è bisogno di tutti, quindi lui deve alzare sicuramente il suo livello, però secondo me è un giocatore forte. Ale, io resto su di te, volevo sapere le sensazioni, che cosa ti è rimasto da questo esordio, Juve Como, anche se ti aspettavi, insomma, questo tipo di Juve, e inserisco nella domanda questa di Marcos, che per Romeo, ma vale per entrambi, ovviamente, ovvero, secondo te Kalulu potrebbe anche essere buttato nella mischia sin da subito lunedì col Verona? Questa ovviamente per entrambi. Parto io a dire. Cioè, ci mancherebbe altro, Ale. Ok, allora, Elia ha detto che Kalulu sta bene, l'ha visto in allenamento e va a 2000. Se sta bene, perché no? Anche perché a Verona vai a giocare una partita tostissima, gasati dalla vittoria con Napoli. Nel primo tempo era una squadra, sembrava una squadretta, poi invece quando poi ti incendi, quando poi lo stadio, quando poi l'entusiasmo a mille, tiri fuori dopo il Napoli, beh, è crollato. Quindi va a giocare contro una formazione che in questo momento qua si sarà allenata a mille all'ora. Ora, non dico come una volta che mettevano le foto dei giocatori attaccati all'armadietto per caricarsi ancora di più, però va a trovare una squadra che va a 2000. Quindi la Juve deve andare tosta e andare a 200 all'ora. Le qualità e tecniche, tra virgolette, non c'è partita, ma non è solo quello. Ci vuole anche ritmo, ci vuole anche cattiveria, concentrazione e stare sul pezzo. Però anche la Juve arriva da una partita con grande convinzione, perché poi un precampionato un po' in chiaroscuro avevi bisogno di una grande prestazione e hai fatto una grande prestazione. Ecco perché ti dico, mi è piaciuto molto anche, beh, Cambiasso mi è sempre piaciuto in tutte le posizioni, ma perché no anche un po' più avanti, perché comunque ha qualità e tutto, quindi la può girare, la può fare. Se Kalulu sta bene, un giocatore che può giocare benissimo.
E quindi l'importante, ecco, l'importante è che la Juve vada a Verona a giocare con la testa giusta, ma su quello penso che ci sia venuto fuori un bel entusiasmo. E poi la squadra ha giocato, la squadra ha creato, la squadra ha fatto, finalmente Vlahovic, indipendentemente che non ha fatto gol, ma ha creato due, poteva fare quattro gol, quindi gli arrivano più palloni, tutto positivo, indipendentemente dalla leggerezza del Como, ma meglio così, nel senso, in questo momento qua, perché comunque aspettiamo ancora dei giocatori nel reparto offensivo e quindi c'è ancora da oliare qualcosa. Però ho visto finalmente un ottimo Locatelli, non tanto tecnicamente, perché dei miei amici mi dicevano mi sembrava Xavi del Barcellona. Io non ho visto un super Locatelli tecnicamente, ho visto un super Locatelli affamato. E come ho detto dire, e poi concludo perché vabbè, quando parlo mi piace parlare, però come ho detto un ragazzo, no, non mi ricordo quando aveva chiesto di Locatelli, i tifosi della Juventus hanno perso con Napoli 1-0 ma hanno applaudito. Ho detto Locatelli ti possono massacrare, ma se pedali e se ti sporchi le mani la gente ti applaude. Sbaglio? Io non ero allo stadio, dovevo andare. Vero. Sbaglio dopo il terzo quarto intervento che ha rincorso, ha lottato la gente, non dico in piedi, ma un grandissimo applauso. Quindi cosa vuol dire? Che non è che ti mirano, ti puntano, vogliono il massimo. Poi puoi anche sbagliare, perché poi Locatelli ha fatto 3-4 errori, però cattivo, pimpante, ha lottato, si è sporcato le mani. Per me è una bellissima soddisfazione, perché come anche l'altra volta, l'altra settimana nei commenti dicevano, e si leggevano quando dicevo che Locatelli deve spingere più, dice ma sono anni che dici di Locatelli, Locatelli, Locatelli. Per me Locatelli è un giocatore forte, però non basta dire, come parlavi prima di Douglas, alla Juve no, perché ti fischiano in 80.000, ti fischiano in 200.000, ma non è che ti mirano, ti puntano, basta, è finito, devi tirarti fuori da solo. Io ho visto Locatelli col Como essere applaudito in tantissime giocate, ma solo nelle giocate difensive, perché poi tecnicamente in avanti non è che abbia fatto chissà che cosa, secondo me, però tutta la vita questo Locatelli qua, sulle maniche e pedalare, e a me è piaciuto. Si è applicato molto, come dicevi giustamente te Ale, è stato applaudito perché il tifoso ti riconosce l'impegno, poi puoi sbagliare, puoi far bene, è ovvio, uno spera sempre della performance migliore, ma l'applicazione non deve mancare, e Locatelli mi sembra che ci stia mettendo tanta voglia per cercare di imporsi con Thiago Motta, perché questa è un po' l'ultima chiamata. Questa donazione di Tony dice: Calulu potrebbe sostituire anche Turam. Mi sbaglio, diciamo forse più Turam padre, cioè, nel senso, come difensore centrale. Però non è secondo me un'osservazione sbagliata. Cioè, mi spiego: tante volte nel Milan con Pioli c'era il difensore che si entrava nel centrocampo e tante volte lui l'ha fatto. Mi piace guardare tutti gli allenatori e tante volte l'ho fatto. Certo, è quel centrocampista un po' come Turam che poi sta lì, no? È quello che poi eventualmente nella causa è lì, si può buttare dentro, poi dopo non può andare in attacco, non è quel giocatore tecnicamente, no, mordere le caviglie, insomma, fare questo lavoro lì, qui. Che sta lì, quindi secondo me non è un'osservazione no, mi ha fatto venire in mente il Turan padre, in questo caso eravamo proprio difensore su difensore, intendo. Però sì, effettivamente, con un tipo di lavoro, beh, lui l'ha detto anche nelle primissime parole Calulu, gli piace essere molto attivo, movimento, rincorrere anche. E quindi poi effettivamente abbiamo visto Calafiori, no, l'anno scorso. No, l'anno scorso Calafiori era un centrocampista, cioè nel giro palla 3 era un centrocampista e si buttava dentro. Quindi oggi, secondo me, Thiago Motta come difesa sta cominciando un po' a lavare, cioè a lavorare con la palla scoperta e coperta. Si fa tanto in ritiro, poi quando comincia il campionato mai le idee ce le hai, il lavoro le fatte, ma lui Calulu non l'ha mai avuto, quindi per fargli capire i concetti oggi e poi quel concetto di un giocatore da che la difesa si butta in mezzo al campo, e questo l'abbiamo visto anche col Como e l'ha fatto anche col Bologna, lo faceva col Bologna. Rome, tornando all'allenamento di oggi, un focus su Thiago Motta, cioè nel senso osservando lui come gestione di questo allenamento, che cosa ti ha lasciato, diciamo? No, devo dire che
l'ho visto bello carico, l'ho visto molto molto dentro proprio la, dentro le esercitazioni, dentro proprio i consigli, si vede che è anche molto empatico, no? Questo fa la differenza. Parla tanto con i giocatori, prima, dopo le esercitazioni, prima dell'inizio dell'allenamento, durante l'allenamento, dopo l'allenamento. E una cosa che mi ha colpito tanto oggi è vedere come abbia anche delegato ai suoi preparatori, per esempio dei portieri, lavoro con i difensori. Cioè, nei lanci, palla coperta, a farlo erano i preparatori dei portieri. Perché? Perché sono quelli che hanno i piedi migliori, Ale, probabilmente, quelli più precisi, no? I cross da un lato all'altro. Quindi, se c'è da intervenire in prima persona, lo fa. Delega anche con uno staff molto moderno. A me mi è piaciuto tanto, cioè, come personalità, come fisicità. Lì però mi piace. Là, è vero anche che il gol di UA parte poi da là, no, salta l'avversario e mette la palla dietro. Salta l'avversario, velo di Vlahovic, una bella azione quella. Però giocatore forte, giocatore tra l'altro io penso, Ale, che Ildiz trequartista o ala dipenderà molto, da come ha spiegato lo stesso Thiago Motta al termine della partita in conferenza, dalle caratteristiche degli avversari. Cioè, se ci sono avversari dove devi andarli a prendere alle spalle, no, magari metti Ildiz tra le linee. Se ci sono avversari che invece devi andarli a prendere in ampiezza. Thiago mi ha fatto molto ragionare quando dava quella ha dato una risposta in conferenza dicendo sì, il Diz può fare una cosa e l'altra, ma dipende anche dalle caratteristiche degli avversari. No, sono d'accordo. Mi ha impressionato la personalità, perché comunque non è da tutti, no? Non è da tutti. Cioè, sai, dopo quando entro nel secondo tempo che sta vincendo già tutto va bene, è una cosa diversa. Lì così, lì poi sei il centro del gioco, cioè tre quarti è uno dei ruoli più difficili da fare, perché sei tutti lì schiacciati, devi trovarti bene le linee, però ha fatto due o tre strappate, mi sembra che stia mettendo sempre più forza nelle gambe. Poi Ale, mentre vedevo dallo stadio la partita col Como, pensavo anche a un'evoluzione in più, cioè Ildiz attaccante centrale, falso 9, non so come si può, perché ho pensato uno con le sue qualità in una partita simile può fare decisamente. No, poi ci può stare e il tempo lo dirà, però nella valigia può mettere veramente dentro di tutto, cioè, ha solo che poter crescere, cioè qua parliamo di un ragazzo 2005 che può diventare in due o tre anni uno dei top in assoluto, quindi è un giocatore forte, un giocatore. Poi quel 10 gli avrà dato anche una sgasata particolare, secondo me. Però ti può anche tagliare le gambe invece. Certo. È stata una bella anche prova di personalità. La qualità tecnica, velocità. Poi penso che stia continuando a mettere dentro più intensità nelle gambe, più forza. Ha fatto due o tre strappate e ha lasciato proprio lì i centrocampisti del Como. Quindi, sì, perché lui anche da fermo ti lascia sul posto. Ti lascia secco, però ha messo dentro forza nelle gambe. Cioè, sembra un ragazzo molto più, no, vecchio della sua età, perché comunque oggi in 2005 così impressionante a livello di personalità, a me mi ha stupito in maniera positiva. Avanti così.